25esima passerella canina, tanti sì. Partecipanti. Sì, sono 25 anni, abbiamo iniziato 25 anni fa con Domenico, perché io faccio parte di un club cinofilo importante, e mi ha detto: Sandro, mi dai una mano a fare una passerella cinofila per passare una domenica, e abbiamo fatto un quarto di secolo consecutivo con questa manifestazione. Purtroppo quest'anno Domenico è venuto a mancare, ma io ero rimasto con lui a marzo che l'avremmo fatta, e quindi l'abbiamo fatta, e l'abbiamo fatta in suo onore. Cosa ti devo dire? D'altro mi viene difficile. Le avete dedicato anche un premio? Abbiamo dedicato un premio molto importante, è rimasto qua nella valle, nel nostro paese, nel suo paese, e ho visto tanta gente volontaria dedicarsi, tantissimi amici che fanno come me il professionismo con dei cani molto belli e molto importanti, sono venuti proprio perché sentivano che io avevo questo bisogno di dare un segno d'affetto e di amicizia a Domenico, e ho visto tanti cani molto belli. Quanti cani partecipanti all'incirca? Avevamo circa una trentina di cani, ma di grandissimo livello. Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor, tutti quelli che ci hanno offerto le coppe, i trofei, sono stati tantissimi, e quindi siamo riusciti a premiare tutti, e questa è una cosa molto importante che fa piacere a tutti quelli che partecipano a questa passerella cinofila. Come nuovo presidente dell'associazione sono molto soddisfatto dell'evento. È stata dura quest'anno, perché tante cose le organizzava Domenico, e mi sono dovuto far carico io e Ginny e Alessandro di questa manifestazione, ed è stata dura e pesante, ma siamo soddisfatti anche perché i partecipanti ci sono stati, e ciò vuol dire che in questi 25 anni qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Perciò io ringrazio tutti, specialmente gli sponsor. Grazie tanto a tutti.